tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale. Io sono Lucas e siamo qua oggi finalmente con un video che è allucinante. Come avete visto dal titolo, stiamo parlando di un quanto costa la tua elaborazione, ma questa è una elaborazione un po' folle. Folle per i canoni stradali, ma vi sto per mostrare una moto che l'anno scorso ha vinto il CIV. Giusto? CIV. Cos'hai vinto? Sono corso in casa. 2 anni fa. Ah no, col Panigale, figa. Ah sì. Eh no, allora. Però pensate quindi che l'elaborazione che state per vedere è l'elaborazione di una moto da gara. Di conseguenza tutti i pezzi, tutte le preparazioni che sono state fatte sono atte a rendere comodo e performante la moto in gara. Aspettate e capirete di che cosa vi stiamo parlando. Ma andiamo subito a vederla. Ta-da! Fabio Donesana. Fondamentalmente nelle clip che vedrete dopo, quando io proverò la signorina, quelle clip saranno registrate durante una giornata in pista in cui Fabio mi insegnerà ad essere migliore a guidare, perché sì, lui è un pilota e volendo può farvi migliorare nettamente in moto. Vedrete come andrò io, poi ve lo farò vedere su Instagram. Anzi, chi mi segue su Instagram ha già visto quanto siamo migliorati durante quella giornata. Quindi se anche voi avreste mai intenzione di imparare qualcosa di nuovo, qua sotto in descrizione c'è il suo contatto, c'è anche il suo profilo Instagram, quindi contattatelo per imparare anche voi, dato che la stagione non è ancora chiusa. Giusto. Meno 15 secondi ad alunno. Che moto hai? Questa, RSV4 2021. Come vi diceva Luca, è una moto da gara, quindi tutte cose che su strada non si possono montare. Questo qua è un pacchetto finito che vi permette di correre, di farci le gare, perché legature, tutte cose per la sicurezza su pista. Allora non ce ne frega un cazzo che non si possono usare su strada queste cose, lo sai, no? Sì, ma dobbiamo dirlo. Ah, ok, mi dissocio allora. Polizia stradale, noi siamo tutti a posto. Bene, bene, bene. Quindi adesso parte l'interrogatorio. Io mi nascondo e tu dovrai farci vedere tutto quello che monti. Ok. Bene, bene, bene. Allora è partito l'interrogatorio. Questo motore, che cosa abbiamo montato? Allora, dalla ciccia della moto è motore, è un motore originale perché ne ha già fino a mai. Però abbiamo montato uno scarico full titanium di Spark, più o meno 2500 euro. Il filtro dedicato Spring Filter, circa 150 euro. E poi abbiamo fatto la mappa dedicata di Aprilia per una migliore erogazione, 400 euro. Cavalli 200. 117 originale, così penso che abbiamo recuperato 12-15 cavalli, dipende un attimo dalle condizioni. Beh, è un cesso, non va avanti, è meglio Suzu, mi stai dicendo praticamente. Me lo dirai. Di motore diciamo che cammina, ok, ok, non ne manca di ciccia. Ma la cosa più importante, no? La ciclistica, una moto da pista, che cosa hai montato? Sospensioni che sono Ohlins, FKR, quindi forcella pressurizzata davanti, completa 3500 euro, mono posteriore TTX GP 1500 euro. Abbiamo cambiato anche le ruote. Le ruote? Per rendere... Dai, non puoi dire che hai cambiato le ruote, dai. Abbiamo cambiato i cerchi, abbiamo un doppio set di cerchi proprio per le gare, un treno di OZ in magnesio, 3000 euro, e un cerchio PVM in alluminio forgiato, 2500 euro. A corredo dei dischi, T-Drive da una parte, quindi Brembo da 800 euro, e dall'altra parte sempre un PVM, sempre da 800 euro, che ha degli spessori un pochino più grossi per le alte temperature. Schifo i poveri. Pastiglie Z04 di Brembo per il miglior grip in frenata e anche per un miglior scambio termico, 200 euro. Disco dietro Margherita di Brembo, sempre 150 euro. Abbiamo poi fatto delle modifiche su quelle che sono le geometrie, alzando quello che è il motore. Per far questo lavoro bisogna acquistare un kit di boccole, sempre da Aprilia Racing, 400 euro. Abbiamo cambiato il pivot, che è l'attacco del forcellone al motore, cambiandolo, anche quello 150 euro, per un miglior grip in uscita delle curve. Come mai avete alzato il motore praticamente? Perché alzando il motore la moto diventa un po' più maneggevole, perde magari un pochino di stabilità, ma a noi serve un pochino più di maneggevolezza, quindi alzando il motore c'è più leva e quindi negli spostamenti la moto scende più facilmente. Ah, allora sei un esperto, sei un professionista. Fenomeno. Ok, a parole fenomeno, vediamo in pista. Per quanto riguarda la trasmissione, abbiamo montato una trasmissione Racing Passo 520, quindi corona, pignone e catena, il tutto intorno alle 250 euro. Abbiamo poi migliorato quello che è il sistema di frenata, montando una pompa Brembo RCS corta corta per l'anteriore, e mentre sul posteriore abbiamo lasciato l'impianto tradizionale, però con l'ausilio di un freno a pollice per appunto aiutarsi in uscita di curva quando magari le curve sono verso destra, di modo che non si agevoli nel pigiare il pedale, quindi ci aiutiamo col pollice. Freno a pollice intorno ai 200 euro, pompa freno corsa corta di Brembo 300. Abbiamo poi montato una pulsantiera Racing per ridurre quelli che sono gli spazi nel semi manubrio, 350 euro. Marca sconosciuta.
Abbiamo poi montato delle pedane arretrate di Litec per trovare il migliore comfort e la tua posizione ideale nella guida. Sembra tipo intorno una pubblicità dei divani e divani. Intorno alle 500 euro. Sempre di Litec abbiamo montato le protezioni della frizione da una parte e della coppa dell'olio a sinistra, 80 euro circa l'una. Poi abbiamo montato il paraleva per... affinché nessuno ti possa toccare la leva del freno e quindi fare delle cose un po' bruttine. Che è successo? Non si fa! Quindi un centinaio di euro, leva frizione sempre Litec 80 euro. Quindi sei protetto, tu lo fai protetto, corri allora, protetto. Tu. Lei è protetta. Ok. Io ve lo dico dopo. Carene ovviamente non sono quelle originali, perché hanno tutto fanali. Queste qua sono carene racing, le produce Plastic Bike, 800 euro di kit, più il plexi racing, quindi con la bombatura per un migliore taglio dell'aria e protezione del pilota, si intorno alle 100 euro. Per finire nella parte anteriore abbiamo montato dei semi manubri, sempre Litec, con i collari dedicati, 200 euro più o meno totali. Tappo del serbatoio racing, quindi sgancio rapido, spider, un centino anche lì è saltato e calcola che ho perso due tappi. Comunque, dettagli. Le grafiche sono state fatte da appunto dedicate alla moto e anche lì le ho pagate intorno alle 250 euro con gli adesivi da gara e quelli che c'erano praticamente. Sì, molto bene. Non ci sono più. Mi piacciono. Perché l'hai lanciata. Il problema è che abbiamo fatto un piccolo. Succede. Abbiamo montato una sella racing con un tampone di race seats che ti permette di non arretrare troppo durante le accelerazioni, che ha questa e non al Suzu. E... che stronzo. Ti permette di non arretrare troppo e comunque tenere una posizione e non spostare troppo il peso sulla moto, che è importante. E si vede che qui c'è il tocco da insegnante, Tutte le cadute che ho fatto ho imparato qualcosa. Poi abbiamo cambiato i dischi della frizione, montato dischi frizione racing di Aprilia, 250 euro, condotti di aspirazione maggiorati, circa 150 euro, protezione del radiatore per evitare che si buchi con dei pezzi di gomma piuttosto che sassi, intorno alle 50 euro. Abbiamo cambiato le boccole di sterzo per avere un angolo di inclinazione dello sterzo variabile, Aprilia Racing, intorno alle 200 euro a boccola. Abbiamo cambiato anche l'ammortizzatore di sterzo, abbiamo montato uno Hollins regolabile a 25 regolazioni, intorno alle 400 euro. Abbiamo poi cambiato il link di attacco del mono, Aprilia Racing, un pezzo che costa intorno alle 120 euro e cambia come lavora il mono. Poi abbiamo dovuto montare la luce pioggia, sempre di Spider, 70-80 euro. E infine, una chicca, abbiamo montato una strumentazione per acquisizione dati di I2M che costa intorno ai 2000 euro con i vari potenziometri per appunto vedere le escursioni delle forcelle, quindi potenziometri freno, forcelle, mono e basta. Il costo dei potenziometri è di circa 200 euro l'uno, quindi 2x3, 6. Ma ci arriviamo a 20? Dopo facciamo i conti, Non dirmelo. Non voglio saperlo, grazie. Ok, non guardare il video. Bene, abbiamo finalmente finito la parte dell'elaborazione. È durata un po' effettivamente e tra l'altro, rispetto a tutte le altre elaborazioni, come vedete qui è tutta ciccia. Non c'è ergal, non c'è carbonio che tenga. Ho rifatto i conti un paio di volte, ma sono venuti 22.420 euro per un punteggio totale di 112 punti. Coincidenze? Io non credo. Bene, bene, bene. Parliamo invece di come tu proteggi il tuo corpo nelle tantissime volte in cui ti lanci in pista. Contento l'Albe, tra l'altro, Grazie per ricordarmelo. Sì, allora, la sicurezza in pista sicuramente non è una cosa da sottovalutare. E da 2 anni a questa parte utilizzo la tuta da Inese col sistema D-Air. Quindi appunto nel caso di caduta si gonfia l'airbag. È una tuta che costa, si chiama Misano 2, è 2.200 euro la tuta. Insieme alla tuta, nel corredo, ho preso lo stivale, l'Axial, lo stivale è quello che vedete interno alla tuta. Oh, ma è quello della MotoGP? Uguale come quello del Vale. Wow, ma io me la sentirei un casino. Costa 500 euro. Però è comodissimo, ragazzi, anche per camminare. Dopodiché ho un guanto, uso Alpinestar, perché è un guanto che mi trovo molto bene, poi è vecchio, usurato, quindi rimane molto morbido. Il guanto costa 250 euro, è quello che usa Marquez. O meno. Il casco utilizzo un casco di Arai con una grafica mia personalizzata, 1000 euro il casco, 400 euro la grafica e una visiera a specchio sempre di Arai intorno alle 120 euro. Wow, mamma, sei troppo esclusivo così, però... Ci piace essere belli, piano
ma belli. Il paraschiena dainese, quello costa 150 euro, una pettorina sempre di dainese che costa intorno alle 80-100 euro, poi utilizzo i tiroff che sono quelli per la visiera, per appunto per... Si sporca tutti i ri e costa circa 20 euro l'uno. Sì, ma solo perché te vai veloce, perché io che vado piano mica becco i moscerini. Tu ce li hai dietro. Perché mi superano. Il sottotuta invece ho sempre quello di dainese, che costa circa 80 euro, materiale microfibra, molto bello, asciuga veloce. Ed ecco che è finita anche la sezione dell'abbigliamento. Fabio per il suo abbigliamento da gara ha speso 4.830 euro, che gli dà accesso a 36 punti. Ok, ok, siamo anche super pettinati nell'abbigliamento, direi. Beh, non ci resta che provare questa moto. E tu sai chi sono io. Tu sai che quando io avrò in mano la tua moto, il king delle BL si impegnerà a trattarla al meglio possibile. Certo, ricordati che io poi provo la tua. Va bene, va bene. Al massimo arriveremo qui in officina con due motori esplosi. Sarà, sì, perché contento. L'Albe mi ha detto che la tua moto arriva a 23.000 di limitatore, giusto? Di sì, 23.500 l'abbiamo alzato apposta, perfetto, perché così suona meglio. Perfetto, perfetto. Puoi scalare in prima anche i 200 all'ora, non è un problema. Sarà fatto, Luca. Ricordiamoci, la prima in su e tutte le altre in giù. Vai, e ora, quando scalo tiro verso l'alto. Si è impallata. Tra l'altro in quella giornata avevo registrato anche altre clip sul mio Suzuchino, che però essendo che vibra di meno non ha fatto impallare la GoPro, che si era anche comportata bene, possiamo dire, però non è resistita all'RSV4, ma ho le due clip che state per vedere. Cosa possiamo dire dell'RSV4 di Fabio? Ovviamente non ho l'esperienza per poterla giudicare. Signori, salite su una cosa, perché è una cosa che non si muove e che ti dà l'idea di essere tu coi piedi sull'asfalto che scorri. Le sensazioni che sentite su una moto stradale, magari un po' preparata, ecco, moltiplicatele per 20. La moto dava la sensazione effettivamente di essere su un binario, di essere una lama, perché ragazzi era sveltissima, dava la sensazione di essere molto in alto. Per quanto riguarda motore, poi signori, è un 1100 V4, quindi la spinta è molto più in basso rispetto ai classici 4 in linea come Suzuki, e ha una schiena imbarazzante. L'ultimo punto che ci rimane è la frenata. La moto frenava forte forte forte, ma comunque era modulabile. Adesso invece signori ci sarebbe dovuto essere il test sound con il fonometro, ma come quelli di voi che sono un po' più navigati sanno, le Ducati Panigale V4 e le Aprilia RS V4, quindi motori a V, hanno un sound che è davvero strabiliante, molto forte, molto alto come decibel. Infatti in tante piste senza DB killer e con lo scarico completo non possono direttamente girare, non li fanno entrare, e se riescono a entrare li sbattono fuori. Infatti non abbiamo neanche fatto il test perché questa moto fa un fraccano allucinante. Vi lascio però solamente il sound check che abbiamo fatto in modo più che amatoriale. Ovviamente punti bonus se li prende, perché ovviamente li merita. Allora signori, facciamo un piccolo recap. Fabio con la sua elaborazione ha ottenuto 112 punti. Per quanto riguarda l'abbigliamento ne ha ottenuti 36. Abbiamo quindi un totale parziale di 148 punti. Come parere personale signori, io gli do 10, perché una migliore di questa non l'ho mai provata. Becca anche i punti bonus per il sound, che sono 3 punti, per un punteggio finale di, udite udite, 161 punti. Ma di cosa cazzo stiamo parlando? Questa signori è la classifica di quanto costa la tua elaborazione aggiornata all'ultimo episodio. Ovviamente Fabio non lo mettiamo neanche dentro, perché la regola è quella di inserire solamente motostradali e questa non lo è. Infatti come vedete il miglior risultato che abbiamo avuto dopo praticamente uno o due anni che va avanti questa serie fra Covid non Covid è di 61 punti. Comunque sia signori, questo video l'ho fatto per farvi capire più o meno che cosa c'è dietro a una moto da gara. Il video signori è finito, vi ringrazio e ci vediamo a un prossimo video.